Ciao, sono Daniela Bellamio, arbitro di pallacanestro. Vieni. Alice Ceccardi. Rimessa per la Geas. Fuori per Diotti. Poi Bonomi, ancora Diotti per Ranzini. Si libera per la tripla ben costruita dalla Geas, che però non viene concretizzata da Laura Meroni. Geas che però riesce a recuperare il pallone al rimbalzo, andare di nuovo alla conclusione con un gancio sinistro, Lucia De Cortes. E allora c'è il sorpasso, il primo di questa partita da parte della Geas, che è riuscita a recuperare il divario con Moncalieri, riportarsi ora avanti di 1, 19-18. Si sbraccia la numero 18 Caron per ricevere il pallone. Servono 5 secondi per andare al tiro, in qualche modo prova la conclusione che non va. Rimbalzo per la Geas con Alice Ranzini. Suggerimento per Meroni. Fuori per Bonomi, che si alza da 3 e non va la sua conclusione. Rimbalzo di Moncalieri con Valeria Trucco. Palla ceduta a Elisa Chiabotto, e lei a portare palla, a girare per Penz. Poi Stefania Caron, ancora Penz. Prova a crearsi lo spazio per il tiro, arriva in qualche modo questa bella conclusione. Arresto e tiro per Elisabetta Penz. E allora di nuovo avanti Moncalieri di 1, perde palla la Geas. Sempre più avvincente questo match, doppio cambio per la Geas, dentro di nuovo Picco, anzi triplo cambio, entro Picco, Kacerik e la numero 15 Grassia, fuori la numero 11 De Cortes, la numero 22 Diotti e la numero 13 Laura Meroni. Cambia mezzo quintetto praticamente Cinzia Zanotti, dare un po' la carica ora alla Geas, deve difendere dall'attacco di Moncalieri, che ora si costruisce un'altra tripla che realizza con la numero 18 Stefania Caron. Allora di nuovo avanti Moncalieri di 4, 23-19. Risposta della Geas, che ora avrà due tiri liberi a disposizione, li andrà a battere la numero 17 Benedetta Bonomi. Ritornato qui al mio fianco Francesco Cantelmi, gli rubo giusto 10 secondi per le sue impressioni di questi minuti di questa gara, forse la più importante della giornata, la più bella. Sì, sicuramente sono due squadre molto competitive che alla fine i valori si equivalgono, quindi adesso giustamente entrambi i coach non vogliono scoprire le proprie carte, quindi sembrano quasi alla fine gestire la gara fino al finale così. Adesso questa 2-3, Geas ha messo la seconda azione dove Moncalieri soffre la 2-3 di Geas, e Geas la sta riproponendo ovviamente. E Geas che accorcia a meno 2 e porta palla ora con Picco, 8 secondi, aspetta rinforzi Kacerik, provare l'azione personale, 2 secondi, deve andare al tiro, finisce col perdere però il pallone. Ruba Moncalieri con Chiabotto. 4 e 15 alla fine di questo secondo quarto, 23-21 per Moncalieri. Conclusione provata da 2 che non va, chiedeva un fallo Valeria Trucco, secondo gli arbitri non c'era, c'è questo invece di fallo commesso dalla numero 6 Elisa Chiabotto ai danni della numero 17 Benedetta Bonomi. Cambio per Moncalieri, va dentro di nuovo Nicoletta Baima. Le fa spazio la numero 13 Claire Giacomelli. Gara che rimane molto equilibrata, con Moncalieri avanti di 2, 23-21. Vediamo la Geas con questi tiri liberi, non va il primo di Benedetta Bonomi. Vediamo il secondo, non va nemmeno il secondo, 0 su 2. Ultima a toccare al rimbalzo è Alice Ranzini, quindi rimessa per Moncalieri, che prova a ripartire con Stefania Caron. Il giro per Penz. Subito il press da parte della Geas, ne esce bene Moncalieri, non riesce però ad andare subito alla conclusione, lo fa in un secondo tempo, subendo anche fallo la numero 12 Valeria Trucco.
doppio, anzi cambio per Moncalieri, sta per entrare Cecilia Albano. Siamo al posto di chi? Esce la numero 18, Stefania Caron. Non contentissima, a dire il vero, di lasciare il parquet. Due tiri liberi per Moncalieri. Con Trucco. Dentro il primo. Vediamo il secondo. Non va il secondo. Fa il giro del cerchio ed esce fuori il pallone. Geas che guadagna questo rimbalzo. Distante sempre un possesso le due squadre, con Ranzini per Bonomi, poi Picco prova lei a entrare dentro, spalle a canestro, un po' complicato, è obbligatorio lo scarico a quel punto per Ranzini, prova da due, non va, forse c'è anche un fallo nei suoi confronti, gli arbitri non fischiano, pallone che è terminato direttamente fuori, rimessa quindi per Moncalieri a 3.34 alla fine del secondo quarto, sempre Moncalieri avanti 24-21. Chiabotto per Penz, va lunga da Baima, ancora pensa un po' di spazio per provare anche la tripla, finta e poi prova a buttarsi dentro, lo scarico un po' complicato, finisce col combinare un mezzo pasticcio Moncalieri, lo guadagna la Geas. Palla in mano alla Geas con Picco. Picco per il numero 7 Kacerik, che ha provato la tripla che non è andata, altro spazio libero per un'altra tripla che non va nemmeno in questa circostanza, prova a recuperare il rimbalzo la Geas, in qualche modo ci riesce perché Picco fa sbattere il pallone addosso alla numero 12 Trucco, che prova a spiegarsi con l'arbitro. Cambio per la Geas, dentro la numero 40 Laura Galiano, fuori Benedetta Bonomi, primi minuti sul parquet anche per lei. Rimessa per la Geas, ancora una volta dialogo tra gli arbitri e il tavolo, il problema forse sempre il cronometro. Ne approfittano i due coach per dare le indicazioni alle giocatrici che sono sul parquet, si stanno affrontando per il loro esordio in questa finale nazionale femminile Under 19, trofeo Vittorio Tracuzzi, si sta disputando da oggi fino al 25 qui a Battipaglia, divisi a metà tra il palazzetto Bruno Zauli e la Tendo Struttura, che lo ricordiamo è qui praticamente a due passi. Geas deve andare al tiro, Piccolo fa precarie condizioni di equilibrio, anche portato un po' fino all'ultimo. Allora cambio per Moncalieri, va dentro Rebba, fuori Penz, sempre più 3 per Moncalieri, 24-21 a 2.49 dalla fine del secondo quarto. Portapalla Moncalieri con Chiabotto, poi Baima, si libera proprio la nuova entrata Rebba, nell'angolo Chiabotto, dall'altra parte si sbraccia Albano, in qualche modo prova a penetrare, a scaricare fuori per Rebba la tripla che non va davvero di poco, rimbalzo di Moncalieri che va a canestro da sotto con la numero 17 Cecilia Albano, più 5 allora per Moncalieri, 26-21 il punteggio, a 2.17 dalla fine del secondo quarto. Geas con Kacerik, va fuori per la numero 40 Galiano che si alza da 3, non va, palla sul primo ferro, rimbalzo è di Moncalieri con Rebba, consegnato per Bonomi che poi scivola ma riesce in qualche modo a dare il pallone a Chiabotto, suggerimento fuori per Baima, si è andato a chiudere però, allora ancora Chiabotto per Albano, finisce col sul biffallo commesso Picco. Cambio fuori proprio Picco, ritorna dentro Alice Ranzini, tra poco un altro cambio per la Geas, si fa ora dentro l'esordio di Elena Mistò e fuori Alice Ranzini, rimessa per Moncalieri con Nicoletta Baima. Chiabotto, ancora Baima,
pensa al tiro da tre, poi preferisce girar palla per Rebba, si libera Albano, si butta dentro, prova la conclusione da due in precarie condizioni di equilibrio, alla fine finisce con regalo a palla alla Geas, che può ripartire con la nuova entrata Misto. Si va sotto da Kacerik, ben anticipata però da Rebba. Apprezza il gesto tecnico il pubblico, che applaude. E c'è il time out della Geas proprio. 26-21 per Moncalieri, ad 1-25 dalla fine del primo quarto. Le note anche tecniche di questo match, Francesco? In questo momento hanno sopravvento le difese, diciamo questa 2-3 di Geas, che cerca di arginare le penetrazioni di Moncalieri, che obiettivamente sta dimostrando di riuscire ad attaccare bene il canestro e muovere la palla, anche se in qualche occasione diciamo non è stata impeccabile al tiro, però diciamo che in due o tre occasioni ha saputo ben costruire un tiro che avrebbe dovuto sicuramente finalizzare. Un punteggio molto basso, come diceva prima Andrea, questa è una partita importante, quindi nessuno dei due in questo momento degli allenatori vuole rischiare, quindi si stanno ancora studiando. 21-26 alla, diciamo quasi alla fine del secondo quarto, quindi vedremo un attimino adesso come vorranno arrivare all'intervallo i due allenatori. Ricordiamo che la vincente di questo match affronterà domani la Magica Pallacanestro, la perdente invece affronterà Latina, squadre che diciamo le più sfortunate diciamo così rimarranno per tre giorni qui a Battipaglia, le altre invece proseguiranno in questa avventura fino alla finalissima di sabato. Palla in mano alla Geas con Kacerik, poi Galiano cede per Misto, le apre il tiro da due per la numero 13 Meroni, pallone che non entra. Allora Moncalieri che può ripartire in contropiede con la numero 17 Albano, che subisce anche fallo. Tra gli applausi del pubblico, due tiri liberi per Moncalieri. No, si andrà alla rimessa. Problema forse per la numero 15 Baima, che problema al ginocchio, si avvicina alla panchina, costretto al cambio coach Spanu, ed entra un po' quasi a freddo diciamo Francesca Rosso. Problema al ginocchio destro per la giocatrice di Moncalieri, Nicoletta Baima, zoppicando, adesso si avvia in panchina. Chiabotto, ripreso a giocare qui allo Zauli con Elisa Chiabotto, subisce fallo da parte di Laura Galiano. Altra rimessa per Moncalieri, le mani di Rebba. Rebba cede sotto per la conclusione che va dentro di Valeria Trucco. Allora più 7 Moncalieri, siamo nell'ultimo minuto di questo secondo quarto con Moncalieri avanti 28-21 contro il campione d'Italia della Geas. Misto per Meroni, pallone intercettato però da la numero 12 Valeria Trucco di Moncalieri. Può ripartire formazione giallo-blu con Francesca Rosso, poi Albano, tutto chiuso, pallone sporco e intercettato alla fine proprio da Misto, che può aprire per Kacerik, non si prende il tiro da tre, preferisce ragionare per chiudere questo quarto con il pallone in mano. Misto per la numero 15 Grassia, che aveva la conclusione che non entra. Allora finisce così il secondo quarto con Moncalieri che chiude avanti di 7, 28-21. Telegramma, Francesco. Allora, da evidenziare che Moncalieri, a differenza di Geas, ha attaccato più il pitturato e quindi è andata, si è avvicinata alle conclusioni a canestro, ovviamente con percentuali migliori. Geas, diciamo, è stata costretta a
diciamo, dalla difesa ovviamente della squadra avversaria a diverse soluzioni da fuori, e in queste soluzioni le percentuali al tiro non sono state alte, quindi la conseguenza di questo punteggio basso soprattutto sono le percentuali al tiro, quindi e la palla a canestro di Moncaglieri sta risultando molto efficace e anche a sprazzi divertente, quindi diciamo che il proseguo